In un campionato che non ha più nulla da chiedere per i russi, ma tanto per il Giamarina, i padroni di casa iniziano laddove avevano iniziato la stagione, tra l'altro sotto la pioggia, come alla prima in assoluto a settembre contro Conca. E vedendo come si era messa la gara, punti preziosi per il Giamarina, che nei primi minuti rischia già dopo una mischinella di rigore con relativo colpo di testa di Tassinari bloccato da Berardi. Azione che si ripete dalla bandierina, tocca all'indietro per Calderoni, cui tiro cross viene smanocciato in corner sempre da Berardi. Ma la tensione accresce negli uomini di casa, che si fanno trovare impreparati quando da questo cross nasce l'involontario assist in area di rigore per la corrente Rava, che di prima intenzione scarica con rabbia e forza il pallone dell'1-0 in fondo al sacco. La manovra è sempre a favore degli ospiti, cui il colpo di testa di Placci termina abbondantemente al lato. L'Inger si vede finalmente il suo fine di primo tempo e va vicinissimo al pari con questo colpo di testa che porta al relativo salvataggio sul linea di porta di Lombardi. A parti invertite nella ripresa, Placci ha l'occasionissima per chiudere il match, ma Berardi è super nella respinta. Dall'altra parte Bellavista viene murato a casa di ottimamente, ma lo stesso Bellavista si divora il contropiede presentatosi a tu per tu davanti a casa di l'occasionissima per il pari, pallone fuori. Il Russia a questo punto esce dal match, il tiro di Troncoso dimostra poca lucidità, non a caso la stanchezza subentra, qui magari commette fallo su Marchini, per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore che se ne incarica lo stesso Marchini per la trasformazione, 1-1 con susseguente parapiglia per la raccolta della sfera. Finale che vede Casadio protagonista in uscita, sulla seconda uscita invece Ricci di pallonetto sfiora il sorpasso, per l'ultima azione del match che manda i play-out l'Igea che se la vedrà con la stella.